Si chiamano impianti di depurazione MBBR e sono uno dei fiori all'occhiello dell'attività di Eco Center sul territorio altoatesino. Il depuratore di Pontives è un esempio di questa efficienza, ammirata a livello nazionale e non solo. Proprio l'impianto all'imbocco della Val Gardena è stata la conclusione della giornata di studi dedicato a queste metodologie di trattamento delle acque reflue che ha portato in Alto Adige addetti ai lavori da tutta Italia. È un unicum questo impianto e io con una punta di orgoglio ci tengo a dire che è un'eccellenza perché fa garantire dei rendimenti di rimozione molto alti anche in una situazione particolarmente difficile, quindi può essere portato chiaramente come esempio per altre realtà turistiche montane che hanno le stesse problematiche. Una giornata di studi iniziata all'Eurac Research di Bolzano, dove sul palco dell'auditorium si sono alternati gli esperti di questo settore così importante per la tutela del mondo nel quale viviamo. Questo è un convegno molto particolare, molto mirato. Tratta di una tecnologia relativamente nuova, si chiama MBBR e in sostanza serve per la depurazione delle acque in ambienti freddi, poi ha anche altre possibilità, ma in particolare per ambienti con acque fredde, come per esempio spesso succede nella nostra provincia. L'incontro e il confronto tra il mondo della ricerca universitaria e i diversi operatori della depurazione delle acque reflue rappresenta un momento fondamentale per il miglioramento dei processi di depurazione e quindi per la tutela dell'ambiente. Nell'ambito dell'organizzazione della 62esima giornata studio del gruppo di lavoro di ingegneria sanitaria ambientale, dopo le presentazioni e il convegno della mattina, è stata organizzata la visita tecnica al depuratore di Pontives, dove ci troviamo, che ha applicata questa tecnologia MBBR. È una tecnologia molto particolare, adatta al luogo dove abbiamo reflui freddi, perché siamo in montagna, e delle variazioni di carico influente all'impianto stagionali molto forti a causa del turismo. Questa tecnologia in cui i batteri non sono solo sospesi nel liquame ma anche adesi a questi supporti plastici garantisce delle rimozioni, delle efficienze di rimozioni degli inquinanti molto alte. La visita è andata molto bene, gli ospiti erano molto molto interessati e soprattutto è anche un ritorno in presenza finalmente e hanno potuto toccare con mano e vedere nella realtà questa applicazione particolare di questa tecnologia. La tecnologia MBBR è nata nei paesi scandinavi dove le basse temperature dei reflui impongono maggiori efficienze dei processi biologici di depurazione. Il nostro slogan è in sostanza non basta progettare bene, costruire bene gli impianti, bisogna saperli gestire. Siamo venuti a Bolzano perché qui c'è una realtà che è quella di Eco Center, che è una realtà particolarmente virtuosa in questo senso, proprio perché ha sviluppato la cultura della gestione e attraverso la cultura della gestione ha dimostrato che conoscendo a fondo gli impianti con i loro pregi e i loro difetti si riesce anche a progettare gli ampliamenti degli impianti nel modo più corretto. Oggi in particolare qui parliamo di una tecnologia che è la tecnologia degli MBBR, no? Non sto a dettagliarlo, no? Ma è una tecnologia adatta soprattutto ad implementare impianti esistenti, cioè a renderli più efficienti, ad aumentare la loro potenzialità. Questa tecnologia si basa sulla crescita di una popolazione batterica adesa a dei supporti plastici immersi nel liquame.